Ricorso accolto, Eugenio D'Ursi sarà a disposizione domani sera contro la Feralpisalò. Dopo il rosso rimediato col Gubbio, la Corte d'Appello ha accolto il reclamo del Pescara, difeso dall'avvocato Flavia Tortorella, contro le due giornate di squalifica. Dunque, meno problemi davanti per Zauri che, coi Cerotti a centrocampo, sogna l'impresa a Salò che varrebbe i quarti di finale dei playoff di Serie C. Non sarà semplice, perché il 3-3 dell'andata non lascia molte strade ad un Delfino che in riva al Garda dovrà solo vincere per ottenere il pass al turno successivo, nel quale entreranno anche le seconde classificate nella stagione regolare. Il dubbio davanti è relativo soprattutto a chi sarà la boa centrale. Ferrari infatti non è al meglio, la prestazione di domenica sera all'Adriatico Cornacchi in gara 1 ne è la dimostrazione lampante, mentre Cernigoi in questo frangente sembra baciato dalla buona sorte e da una condizione invidiabile. L'ex Seregno potrebbe partire dal primo minuto con Ferrari pronto nel caso a dare una mano a partita in corso. A centrocampo invece le squalifiche di Pompetti e Derisio obbligano Zauri ad avere soltanto tre interpreti a disposizione: Memusciai, Diambò e Pontisso. Da valutare se il tecnico deciderà di schierarli tutti e tre mantenendo l'assetto consueto. Questo però priverebbe l'allenatore di una possibilità di cambiare o in ogni caso di farlo rimescolando le posizioni in campo. Le ultimissime sedute hanno evidenziato la prima ipotesi con Memusciai playmaker e le due mezzali. Dietro, con Sorrentino tra i pali e senza l'infortunato Drudi in difesa, dovrebbe rivedersi lo stesso pacchetto di domenica con Zappella in zita sulle corsie laterali e con Janes e Ingrosso cerniera centrale. Nel tridente, con D'Ursi a disposizione, Delle Monache, entrato benissimo nella gara di andata, si candida prepotentemente per una maglia anche in corso d'opera, considerando che il giovanissimo esterno si aggregherà alla nazionale Under 17 solamente dopo la trasferta in terra lombarda di domani sera. Già nella mattinata di venerdì, infatti, il giocatore del Pescara si unirà agli azzurrini del commissario tecnico Corradi prima di partire alla volta di Israele, sede dei prossimi europei di categoria che vedranno l'Italia in campo lunedì contro i Parete tedeschi. In casa Feralpisalò invece sembra rientrato l'allarme relativo alle condizioni del portiere De Lucia. L'estremo difensore dovrebbe farcela, in caso contrario pronto il dodicesimo Liverani, ex portiere del Celano. Per quanto riguarda Luppi, fuori per infortunio nella gara di andata, dovrebbe recuperare per la panchina dopo aver saltato gara 1. La difesa dovrebbe essere confermata, anche se Stefano Vecchi sta valutando l'impiego dal primo minuto di Eros Pisano al centro. In quel caso a fargli spazio potrebbe essere Legati, in rete domenica nella partita di andata per quel 3-1 che aveva illuso la Feralpisalò prima della rimonta biancazzurra. Al Pescara però serve una grande notte per ribaltare un pronostico che, complice il risultato dell'andata e le assenze, pare pendere dalla parte della Feralpi. Pare, appunto, perché il Delfino ha già mostrato di avere risorse inaspettate da tirare fuori al momento giusto, e giovedì sera sarà il momento più giusto possibile.